Dopo il video che ho fatto inizio mese relativamente alle Bay Area del mese di novembre, Bitcoin è schizzato alle stelle. Non lo faceva già da tantissimi mesi, quindi è stato un evento straordinario. Perciò il mio video è stato un po' spiazzato perché quelle che erano le Bay Area che vi avevo indicato all'inizio del mese di novembre sono praticamente lontanissime dagli attuali prezzi e quindi bisogna fare un update. Oltre a un update, aggiungiamo anche qualcosina di nuovo, qualcosina di utile anche per chi in questo momento è sicuramente in FOMO. Che cos'è la FOMO? Fear of missing out, cioè in pratica la paura di restare fuori da un trend che sta salendo. Questa cosa capita sempre nei momenti in cui uno strumento finanziario inizia un trend estremamente rilevante e quindi se non era stata fatta una pianificazione corretta di quello che è il nostro trading plan, se non avevamo effettivamente poi tradato quello strumento, siamo rimasti fuori. In questo caso parte la famosa FOMO. Aggiungiamo questa chicca nel video di oggi perché oltre a indicare le buy area andiamo anche a dare una piccola chicca, un piccolo trucco a tutti quelli che sono rimasti fuori da questa cavalcata di Bitcoin. Vi dirò, non so dove precisamente dentro il video, ragazzi, perché sto registrando a braccio, quindi non so dove lo metterò, ma vi dirò un piccolo trucco per evitare la FOMO che funziona discretamente bene. Ok, prima di andare a vedere la piattaforma, andare a vedere i grafici e fare le nostre analisi di questo video, io una domanda ve la faccio. Chi di voi è in FOMO? Chi di voi ha avuto problemi a cavalcare questo trend? Scrivetemelo nei commenti perché ho deciso di fare un Q&A, quindi una botta e risposta fra di noi con un video dedicato. Perciò tutti quelli che saranno le vostre domande, quello che mi scriverete in questo video verrà vagliato e poi in caso entrerà nel Q&A. Quindi faremo un video dedicato a rispondere a tutti voi nelle domande di oggi. Ragazzi, andiamo a utilizzare nuovamente la piattaforma di Prime XBT. Perché voglio utilizzare la piattaforma di Prime XBT? Perché ragazzi, in questo momento specifico dove Bitcoin è in trend rialzista, andare a fare operazioni di trading e di investimento utilizzando la valuta Bitcoin è un doppio vantaggio, perché guadagniamo due volte, ragazzi. Perché se su una piattaforma come quella di Prime XBT io vado a comprare Bitcoin utilizzando Bitcoin, è come se io avessi due volte Bitcoin, perché quelli che sono i profitti, ragazzi, li realizziamo in Bitcoin, è come una specie di leva, ve la faccio molto semplice, molto banale. Perciò in questo momento utilizzare questa piattaforma di trading per andare a fare l'operatività su Bitcoin, essendo Bitcoin in fase rialzista, è estremamente positivo. A tal proposito, quindi ho chiesto e ottenuto per la community di Trading On un coupon estremamente speciale, unico, che vi dà diritto, ragazzi, al 50% di sconto sulle fee per un mese, non dura di più, proprio per agevolare tutti quelli che in questo momento si vogliono anche avvicinare alle criptovalute, a Bitcoin. Iniziare a fare i primi test, quindi primi test che potete fare tranquillamente utilizzando il coupon che vi lascio in descrizione e basta inserirlo all'interno di Prime XBT. Quindi ragazzi, registratevi con il link in descrizione, ve lo lascio, chiaramente il referral mi date anche una mano, ma con il coupon vi prendete questo 50% di sconto sulle fee per operare con questa piattaforma che in questo momento è sicuramente una soluzione importantissima e molto molto evoluta per guadagnare due volte, come vi ho spiegato, utilizzando valuta Bitcoin. Allora, ragazzi, ci sono due grafici che dobbiamo andare a guardare per quanto riguarda la decisione delle buy area. Il primo grafico è questo che vedete in questo momento, è un'idea generale di quello che è il grafico weekly di Bitcoin, è una buy area weekly. Parliamo così, quindi diciamo così. Allora, le buy area weekly in questo caso quale problematiche hanno, ragazzi? Hanno una problematica del fatto che sono molto distanti dai prezzi attuali, quindi vanno bene per posizionamenti di medio-lungo periodo sul mercato, perché è possibile che se attendiamo questa fase di ribasso di Bitcoin, può essere che il mercato non la dia mai, quindi non ci sia mai una fase di ribasso di questo tipo. Allora, tecnicamente dovremmo assistere. Aspettate, ragazzi, cambio colore sicuramente, non il nero. Ok, dovremmo assistere a questo movimento fatto così, fino ad arrivare, vedete,
giù di qui. Ora, qual è la problematica? Essendo queste delle candele settimanali, per un movimento del genere ci vogliono parecchie settimane, quindi non è sicuramente molto veloce, quindi non lo consiglio a chi volesse fare degli acquisti istantanei veloci su Bitcoin. Però le aree disegnate sul weekly sono aree di stabilità, quindi aree di buy che possono essere molto più stabili di quelle disegnate sui time frame daily, quindi sull'altro grafico. Quindi utilizzate un grafico weekly per avere delle aree estremamente valide, e questo è interessante perché, per esempio, qui vi faccio vedere la buy area numero 1 va da zona 15.002 a zona 14.002. Queste sono delle zone rilevanti per Bitcoin. Se dovesse, per esempio, fare un crash la prossima settimana e magari andare a fare una cosa del genere, sappiamo che magari in questa zona qui potrebbe esserci già la prima buy area nuova, fresca, in update per il mese di novembre, visto che le precedenti, ragazzi, non sono più gestibili, erano intorno ai 12.000 dollari. La seconda buy area la vedete qui in questa zona di prezzo. Però se dovessimo scendere al di sotto, cioè la seconda buy area, ragazzi, va da 14.000 a 13.002, quindi questa zona qui. Se dovessimo arrivare a quei livelli, certamente farò un altro video qui sul canale dedicato, insomma, all'attuale situazione. Quindi magari facciamo così, per livelli troppo lontani facciamo un update nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ragazzi. Quindi iscrivetevi in caso se non volete perdere queste news. Ma fatta la prima buy area, quindi sul grafico weekly, voglio andare a indicarvi il grafico daily, perché il grafico daily invece ci dà un'idea generale di dove andare a prendere eventualmente Bitcoin in maniera più veloce, più immediata. E a tal proposito, ragazzi, vi do il mio trucchetto relativamente alla FOMO, un trucchetto molto intelligente. Ragazzi, quando siete su un mercato finanziario dovete avere le mani in pasta dappertutto, si dice così, cioè dovete avere sempre magari un qualcosa nel portafoglio, anche se state decidendo di acquistare lo strumento in quantità differenti. Per esempio, se io volessi comprare un bitcoin e detenere in holding un bitcoin nella mia vita futura, però non so dove prenderlo, sto decidendo le mie strategie, cosa faccio, ragazzi? Semplicemente il giorno stesso che ho deciso questa cosa, compro un pezzettino, quindi il 10%, il 5% del vostro investimento totale, e lo tenete in hold. Perché, ragazzi? Perché se domani parte e mi fa un più 20, io qualcosina ce l'ho. Quindi sul treno ci sono già salito, anche se pochissimo, quindi avremo una FOMO lo stesso, ma sarà una FOMO estremamente ridotta rispetto a quello che potremmo avere nel caso in cui Bitcoin inizia a salire, come già ha fatto magari nei mesi scorsi, ha fatto più 40, più 30 e siamo rimasti fuori completamente. Fate così, dividete il capitale, ragazzi, ricordatevi che si possono fare diversi acquisti, non è importantissimo comprare tutto subito, ok? Dividete il capitale, è un po' una specie di dollar cost average, se vogliamo, e quindi facendo in questo modo riuscite a gestire la vostra FOMO. Comprate un pezzettino, ragazzi, anche perché nel momento in cui vado effettivamente a decidere qual è la mia buy area di Bitcoin, vedete che da un punto di vista daily la buy area è completamente diversa rispetto a quella weekly, e potrebbe avvenire anche a breve. Intanto l'altro ieri c'è stata proprio un touch di questa zona, che è una zona estremamente importante e corrisponde a 15.700 dollari. Un break di quest'area probabilmente potrebbe spingere Bitcoin a ritestare la sua media. Questa è una media a 21 periodi, una SMA, quindi una media semplice, che sta intorno ai 14.800 dollari, ragazzi. Ok, vi ho fatto un leggero zoom così guardiamo meglio un po' il grafico. Allora, la zona di buy in questo caso, che sul daily possiamo utilizzare, va da 15.500, 15.700, ragazzi, quindi questo break, fino a 14.008. Tutta questa zona la potremmo definire buy
Baiaria, ed è una zona di Baiaria estremamente valida sull'ambito daily, quindi potrebbe tranquillamente andarci Bitcoin entro fine mese di novembre e potrebbe darci un buy importante. L'altro livello, ragazzi, che si collega al discorso FOMO di buy è il break di questa zona, il break dei 16.004. Perché? Perché non è sempre detto che le buy area debbano essere giù, quindi sotto il nostro prezzo, ragazzi, potrebbero essere anche degli acquisti sulla forza. Quando analizziamo un mercato o uno strumento finanziario, ci sono diversi modi di salire sul carro del vincitore, e uno dei modi è anche comprare sulla forza, comprare più forti. È come scommettere sulla squadra di calcio più forte del campionato. Alla fine il concetto è quello. Quindi non è detto, ragazzi, che dobbiamo comprare a prezzi bassi quando i prezzi scendono, possiamo anche comprare quando i prezzi salgono. Ok, fatemi sapere chi di voi usa questa cosa, perché io lo faccio di continuo, anzi è una delle strategie che preferisco, è proprio quella di breakout. Allora, abbiamo definito le nuove zone di buy area che possono andare da 15.005 fino a 14.008, ragazzi, tutta questa zona qui. Ricordate che poi, se il mercato è troppo forte e non ci va, allora a quel punto potrebbe anche essere utile andare a comprare sul breakout, sulla forza. Perché? Perché il mercato potrebbe addirittura arrivare ad un'altra resistenza che è intorno ai 17.200 dollari. Resistenza molto alta, ragazzi, ma vi dirò di più: il mese di novembre è un mese stra importante per Bitcoin, perché potremmo assistere ad un evento unico, un evento storico. Vi lascio con questo dubbio: indovinate qual è questa cosa che potrebbe verificarsi a fine mese di novembre? Un evento storico per il mercato di Bitcoin. Ciao a tutti, buon inizio settimana!